Oggi l'ordinario militare, Monsignor Pintonello, è giunto in elicottero per cresimare 53 operai napoletani che hanno terminato l'addestramento in questa istituzione nuova per l'Italia, che ospita circa 600 giovani lavoratori, in gran parte provenienti dall'Italia meridionale. Nelle officine di Piandronno apprendono il mestiere e acquistano la qualificazione che consentirà loro di lavorare non più come braccianti o come manovali, ma come operai specializzati. Il convitto provvede anche a dare ai giovani la necessaria assistenza spirituale. Quasi a voler legare la nuova alla vecchia generazione, i padrini dei giovani sono operai o funzionari anziani della stessa azienda. I 53 cresimati rientreranno a Napoli, dove saranno subito assunti nelle nuove officine Ignis del Mezzogiorno. La fondazione di Piandronno è un'iniziativa privata che dà un notevole contributo alla campagna intrapresa in Italia per la qualificazione della manodopera e per l'affratellamento fra il nord e il sud.